Benvenuti nel Museo Civico di Belriguardo a Voghera, in provincia di Ferrara. Con questo primo video volevamo presentarvi un oggettone, un grande reperto presente in questo museo, che è un po' l'oggetto che ha dato vita poi a tutto quello che state vedendo, al museo stesso direi. Vi volevo parlare, brevemente, di questa stele. La stele di Ulpia Tenaide. Questa probabilmente è Ulpia Tenaide. Cos'è una stele? Un segnacolo tombale, la nostra lapide. Questo è il primo oggetto, scusate l'ombra dello smartphone, è il primo oggetto trovato della necropoli romana di Voghenza, di epoca imperiale, diciamo fra il primo e il terzo secolo d.C. Nel 1976 un agricoltore stava coltivando i campi, li stava arando, e a un certo momento l'aratro ha tirato su un grande oggetto lungo, stretto e tutto sporco di fango. Pensava fosse una bomba d'aereo, chiamò i carabinieri della soprintendenza. Insomma, la settimana dopo arrivò l'ispettore della soprintendenza e nel 77, l'anno seguente, incominciarono i lavori di scavo archeologico che portarono alla scoperta di 67 tombe, alcuni contenenti reperti veramente molto belli, abbiamo due oggetti in ciò e il restauro di questa stele che era stata spezzata, quasi può vedere il taglio, dall'aratro. Si tratta di una stele scolpita in marmo pario, è il marmo più prezioso del Mediterraneo, viene dell'isola greca di Paros, il marmo usato da Fide, Prasitide, eccetera, eccetera. Oggi la cavo è bene patrocinato da UNESCO. E nell'iscrizione ci parla di una famiglia che visse qui 2000 anni fa, quando buona parte dei terreni tra Ferrara verso il mare, ovviamente Ferrara ancora non c'era perché è una fondazione alto medievale, buona parte di questi terreni, dicevo, erano proprietà privata, erano un latifondo di proprietà dell'imperatore e gestiva questi terreni grazie a dei funzionari imperiali che erano un po' particolari, erano schiavi. Li teneva come schiavi perché se avessero rubato o tradito li poteva far uccidere senza processo, quindi era un modo per assicurarsi l'assoluta fedeltà dei suoi funzionari. Quello che paga questo monumento è uno di questi funzionari, Clemens Caesaris Servus, servo del nostro Cesare. Dedica la stele alla moglie Ulpia Tenaide, forse di origine greca. Tant'è vero che questo letto che vedete non è un triclino romano, ma una clina greca, e gli paga questo monumento bellissimo con questo marmo molto pregiato perché se l'è meritato, abbreviato Bene Merentis. Notate una differenza di colore, sopra è chiaro, sotto è più scuro, perché a questo livello qui, fino a qui la stele era piantata nel terreno con un palo in questo foro per dare maggior stabilità al monumento. Eccovi la stele di Ulpia Tenaide.